Cari amici, di nuovo qua sul canale, bentornati. Oggi tratteremo di smartphone, faremo una breve chiacchierata, più che altro un monologo, su quelli che sono i migliori acquisti di telefoni Android con un budget massimo di 250 euro. Sì, perché molti di voi vogliono cambiare telefono per necessità oppure per passione, ma non sanno cosa comprare. Allora, seguendo questi piccoli consigli, cercherò di essere più contenuto possibile. Vediamo di darvi il telefono giusto per le vostre tasche. Partirei con un budget di 160 euro, budget minimo per portarsi a casa un grandissimo telefono che si chiama Redmi Note 8T. Diciamo il restyling di Note 8 all'NFC perde il LED di notifica, ma comunque si conferma un telefono veramente bello da vedere, anche abbastanza fluido per essere un telefono economico. Ha tante fotocamere, ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Grazie all'interfaccia MIUI, il telefono girerà sempre molto bene, non avrete mai problemi. Quindi con 160 euro vi porterete a casa un telefonino veramente niente male. Salendo di una ventina di euro sui 180 euro avete due scelte. Gli amanti di Samsung e soprattutto dei telefoni piccoli potranno trovare interessante il Galaxy A40, che però in prestazioni non è che sia il non plus ultra, diciamo che è molto bello e molto leggero, ha un bellissimo display, è tascabile. Però non è velocissimo, doppia fotocamera, un display AMOLED e un ecosistema Samsung sempre molto affidabile. Sempre sulla fascia dei 180 euro, dall'altra parte troviamo il Realme, nello specifico il 5 Pro che ho già recensito, ha un bellissimo, diciamo, schienale, la backcover veramente bella con quei riflessi smeraldo, ottima la velocità, è bello fluido, ha 4 fotocamere, ha uno Snapdragon che assicura sempre una fluidità pazzesca, insomma mi ha convinto e per 180 euro sicuramente ne vale la pena. Continuiamo a salire, troviamo sempre Redmi, in questo caso Note 8 Pro, display molto ampio, processore MediaTek dedicato al gaming, quindi giocatori, guardatelo questo telefono perché fa il caso vostro. Sempre tante fotocamere, sempre la MIUI pronta a darvi grandi soddisfazioni. Si porta a casa nella versione 6 GB di RAM e 64 GB di memoria intorno ai 210 euro. Continuiamo a salire. Con 229 euro, ragazzi, vi porterete a casa un telefonino appena uscito sul mercato e sempre Realme. Stiamo parlando di Realme 6, un concetto molto moderno di telefono con l'occhietto che vi guarda da una parte, con un bellissimo, diciamo, aspetto estetico e tante fotocamere anche qui. Come vi ho detto per il 5 Pro, stiamo seguendo un'evoluzione, un'affermazione di questo nuovo brand, un brand che appartiene alla famiglia di Oppo e quindi molto molto affidabile. È appena uscito sul mercato, quindi se lo acquistate avrete addirittura la primizia. Continuiamo a salire, 240 euro, Xiaomi Mi 9 Lite, già recensito anche quello, lo troviamo sul canale ed è un telefono bellissimo e completo, ampio display, ha una backcover psichedelica, molto bella quando viene colpita dai raggi solari, interfaccia MIUI che gira benissimo, tante fotocamere, un processore Snapdragon, quindi anche lì fluidità pazzesca, ampio display, belle foto, con 240 euro rimarrete molto molto soddisfatti. Sempre intorno ai 239 euro troviamo un altro Samsung, che spesso va in promozione, il suo listino è di 259 euro, ma spesso Amazon lo mette a 239, stiamo parlando del M30S, un telefono che ha un anello di fotocamere che ricorda un po' i telefoni più moderni come iPhone 11 e S20. Qui le fotocamere sono 3, ma troviamo un ampio display AMOLED e 64 giga di memoria, insomma tutto molto bello e ad un prezzo molto accessibile. Ci stiamo avvicinando molto alla fascia di 250 euro e allora perché non menzionare Huawei P30 Lite New Edition? Si trova intorno ai 250, però ha un casino di hardware da offrirvi, 6 giga di RAM, 256 giga di archiviazione, è un telefono esteticamente molto bello ed è un'evoluzione del P30 Lite che avevamo visto tempo fa che aveva 4 giga di memoria. Qui troviamo come al solito i servizi Google, quindi non avrete problemi con l'installazione delle vostre applicazioni preferite. Siamo quasi in chiusura, gli ultimi due consigli che sento di darvi con 249 euro, Motorola. Si voglia inserire un Motorola?
Moto G8 Power. Perché? Perché voglio dedicare un telefono anche agli amanti del quasi Android stock, quindi senza tante personalizzazioni software, ma con tanta sostanza. Una super batteria da 5000 mAh, con tante fotocamere sul posteriore, con un ampio display, con l'occhio che vi guarda sempre spostato sulla sinistra, e quindi un telefono moderno, bello da vedere, il tutto con 249 euro. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi è un po' una sfida, un osare, perché non è un telefono affermatissimo sul mercato, ma si tratta del TCL Plex, con 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione e 3 fotocamere. Anche lì si parla di un hardware veramente gonfiato, ben messo e ad un prezzo accessibile. Quindi se volete rischiare, se volete osare un po' per quanto riguarda l'ambito tecnologico, veramente potrebbe essere un esperimento, una bellissima idea. Credo di avervi segnalato un po' tutti i telefoni novità, anche un po' meno novità, comunque telefoni che hanno più senso, con massimo 250 euro. Siamo partiti da 150, quindi in base alle vostre possibilità, al vostro portafoglio, c'è un telefono per ognuno di voi. Ovviamente salendo col budget si riesce a prendere anche il Mi 9T, che giorni fa era in offerta a 190 euro. Sullo shop di Xiaomi, ma comunque queste sono solamente offerte temporanee. Un Mi 9T che ad oggi si può trovare intorno ai 280 euro, quindi nemmeno tanto più in alto del budget che ci siamo prefissati. E a questo punto direi che è tutto. Se avete domande, ragazzi, se avete anche qualcosa da aggiungere, se volete dire la vostra, se non vi torna qualcosa nella mia classifica per prezzo, magari inserirete voi il vostro telefono preferito, fatemelo sapere qua sotto. I link per acquistare i telefoni sono tutti qua sotto, metterò un po' Amazon, un po' eBay, a seconda magari del prezzo, vediamo un pochino di fare una bella segnalazione, e allora noi ci vediamo al prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrizione al mio canale, campanellino delle notifiche attivato, e noi ci vediamo presto, ciao!